Buongiorno a tutti. Allora, sono rientrata dentro e mi sono legata i capelli perché non ce la facevo più. Troppo caldo, quindi pazienza. Io non faccio mai la coda per uscire, proprio non mi vedo. Ce la faccio in casa perché tanto evito di guardarmi allo specchio. No, non faccio, troppo caldo. Allora, è il secondo video che giro stamattina e volevo fare un video sui solari. L'estate non è finita, però io sto utilizzando i solari da maggio, per cui usandoli da 2 mesi mi sono fatta più di un'idea, ma soprattutto ne ho usati tanti. Quindi oggi volevo parlarvi dei solari che ho utilizzato, quelli che mi sono rimasti e anche i più nuovi che ho comprato. Allora, innanzitutto, noi utilizziamo tutti lo stesso solare. L'anno scorso, il primo anno in cui è nato Tommaso, anche l'anno scorso abbiamo fatto pochissimo mare. Quest'anno abbiamo preso più sole degli altri anni, infatti non si nota tanto perché in Puglia siamo andati poco, ho già perso gran parte dell'abbronzatura, ma veramente quest'anno ci siamo abbronzati parecchio e speriamo in agosto di continuare ad abbronzarci. Non sono fan della tintarella, mi piace ovviamente vedermi abbronzata, ma non sono una che, a cui piace il sole per niente. Amo le protezioni alte, altissime. Soffro di eritema, quindi non mi espongo al sole tipo lucertola, non prendo il sole da anni. Il sole che mi abbronza è il sole che prendo normalmente se faccio il bagno, se gioco sulla sabbia, ecco, ma non mi metto sto più possibile sotto l'ombrellone. Porto il cappello, gli occhiali quando posso, quando Tommaso non me li falcia via, quindi soprattutto sul viso e soprattutto qua c'è la macchia, a parte non è neanche un brufolo, è sicuramente un pelettino incarnito che mi sta, la macchia qua che mi è uscita dalla gravidanza, per la quale sto utilizzando da, non so se sia già passato un mese o poco meno, sto utilizzando la sera la crema Brunex Urto che ho comprato in farmacia. Qua dice di usarla 2 volte al giorno, ma io di giorno ovviamente esponendomi al sole e alla luce non la utilizzo, la utilizzo soltanto la sera. Comunque, per ora non vedo nulla di... capita qualche sera che mi dimentichi di metterla, diciamo che... vediamo sul lungo periodo se fa qualcosa, quindi tanto più per le macchie. Comunque non cerco di espormi il meno possibile, è vero anche che io vado al mare in orari, negli orari peggiori perché arriviamo tardi eccetera, quindi l'esposizione la riduco al minimo. Detto questo, noi utilizziamo tutti la stessa protezione, serve a tutti e tre una protezione 50+, 50+, quello che è. Quest'anno utilizziamo, anche l'anno scorso, perché con la crema di Alchemilla mi ero trovata benissimo, con la crema solare di Alchemilla, solo che ovviamente su un bambino spalmare la crema, soprattutto le creme bianche 50+, non era gessosa, era un'ottima crema, però comunque lascia molto unto, è difficile, non stanno fermi, adesso che è più grande è ancora peggio, per cui quest'anno ho comprato a maggio uno spray che è questo qua, ed è lo spray di Ambra Soler, quindi quest'anno niente bio, ma sui filtri solari io sono tradizionalista, per quanto con il solare Alchemilla, ma non so se Alchemilla abbia solo filtri fisici o anche chimici, non lo so, comunque non è il mio campo, non sono esperta, io sui solari vado sul tradizionale. Per cui quest'anno Ambra Soler, la Kid Advanced Sensitive, sì,
spray antisabbia, pelli chiare sensibili al sole, 50 più, protezione molto alta e protegge da UVB, UVA e UVA lunghi. La chiamano la protezione ad infrarossi, antisabbia, cherungio, eccetera. Allora, questa è la terza confezione che è a metà. Io ho preso, allora, due della versione bimbi e una della versione normale, è lo stesso prodotto, quindi non ci ho trovato veramente nessunissima differenza. Sono 200 ml, il costo varia dai 14 ai 17 euro, dipende se trovate offerte o meno, dove la comprate. Io generalmente trovo che i supermercati abbiano dei prezzi altissimi e i prezzi migliori che ho trovato sono stati quelli di acqua e sapone, quindi ho cercato di comprarle tutte da acqua e sapone. Ovviamente, allora, si spruzza benissimo, ha uno spray ottimo, un erogatore, volevo dire, un erogatore ottimo, si spruzza benissimo, si assorbe in un niente, quindi la si spruzza bene, la si applica e la si riapplica, soprattutto perché non è tanto la prima applicazione, che io faccio sempre comunque a casa, quindi prima di andare al mare, perché è inutile che mettiate la crema appena arrivate al mare, magari perché state andando a farvi il bagno, proprio lascia la cosa peggiore, la crema deve penetrare e deve essere applicata almeno mezz'ora prima di andare al mare. Io la applico appunto una mezz'oretta prima, ma appena arrivo al mare, perché comunque si suda, perché comunque io soffro di eritemi, io la riapplico su schiena e décolleté e spalle, perché il décolleté, ma soprattutto la schiena, sono i punti in cui mi viene di più l'eritema. Per cui questa è appunto una protezione per il corpo, sottomuso la spalmo poi anche sul viso, che è la parte più difficile, ma comunque cerco di fargli tenere il cappellino più possibile, altra cosa molto difficile. E appunto questa è una crema che abbiamo usato tutti e tre, non ci siamo mai scottati, abbiamo preso sole, appunto vi ripeto, noi andiamo comunque nelle ore peggiori, quindi vuoi stare sotto l'ombrellone per quanto sia possibile con un bambino di 2 anni, per quanto lui non sia uno scalmanato e per quanto il mare di Fregene non mi piace, ha la sabbia scura che scotta da morire, quindi Tommaso non va in giro. Non va in giro, non scappa, questo è un ottimo deterrente per genitori, fantastico, è meglio di un recinto elettrificato, fantastico, per cui appunto avendone comprate tre, vi ripeto, non c'è nessuna differenza tra la versione bimbi e la versione normale, per cui promossa a pieni voti. Della stessa marca, l'ultima volta, siccome questo comunque è uno spray a gas e va via velocissimo, cioè proprio si consumano niente purtroppo, poi usandoli in tre ancora di più, l'ultima volta, visto che c'era un 20% mi pare su Garnier, ho preso anche la versione, quindi lo diciamo dovrebbe essere lo stesso solare perché dice esattamente le stesse cose, ma in versione spray liquido. L'applicatore mi piace molto perché anche se hai le mani unte, magari spesso ogni tanto se hai le mani unte ti parte il dito sullo spray, questo invece, essendo proprio grande l'applicatore, tipo spruzzino, ecco lo spruzzino, che credo conserverò perché è una taglia magari per le piante, non so. Forse dovrei averlo, sono convinta di averlo comprato, di non averlo mai usato, devo controllare sotto il lavello della cucina perché io credo di averlo comprato, sono quelle cose che... Quindi dovrebbe essere lo stesso solare, ho un'ottima confezione, un ottimo spray, ma io trovo che questo lasci dei segni. Allora, però bisogna dire una cosa. Ci siamo molto trascurati, io non ho più la pazienza, il tempo, proprio anche solo il pensiero di applicare la crema come facevo un tempo, per cui ho la pelle molto più secca e ho notato che sia su di me che su mio marito questo lascia
delle tracce. Non lì per lì appena lo applichi, ma probabilmente la pelle secca sotto può essere. Dimmi amore. Dimmi amore mio. Sì, ora ti prendo in braccio. Facciamo una pausa, va. Ma qui dov'è che si fa? Non mi ricordo. Allora, tornati. Pausa vasino, vatre, quant'altro. Che avventura. Allora, quindi vi stavo dicendo che questo prodotto non dà tanto problemi nella fase di applicazione, ma non so, lascia dei residui una volta assorbito. Però non so se questo sia da imputare, ma io credo di sì, alla pelle secca. Perché effettivamente su Tommaso non mi pare lo faccia, però io comunque su Tommaso uso più questo perché l'applicazione è molto più veloce, immediata, e per cui insomma questo l'ho preso più che altro per noi, perché tende comunque a durare un pochino di più dell'altro, anche se l'abbiamo usato praticamente, ne manca un tanto così. L'ultimo solare, no, bugia, ne ho finito un altro. Questo era un solare dell'anno scorso ed era praticamente pieno, perché l'anno scorso ne avevo usato un tantino così, perché è stato il solare di fine anno, proprio della coda dell'estate. Ed è la Hawaiian Tropic, la protezione 50 con fiocchi idratanti, insomma, aveva praticamente delle striscette, tipo delle zebrature più scure. Allora, devo dire che è un ottimo solare, sicuramente. Io, voi per pigrizia, fondamentalmente preferisco gli spray alle creme, è ovvio, come è ovvio che le creme mi durino di più degli spray, naturale. Anche se hanno magari lo stesso contenuto, è ovvio che una crema ti duri di più, però non avendo granché tempo per stare lì a spalmare eccetera, è ovvio che abbia ripiegato più sugli spray quest'anno, per cui questa era la crema che usavamo soltanto io e Francesco prima di andare al mare. È un'ottima crema anche nella riapplicazione, l'ho riapplicata più volte, ma solo nel décolleté sulle spalle, insomma, dove mi veniva bene. Non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Mi aspettavo di più per quanto riguarda il profumo, ecco, sul profumo mi aspettavo qualcosa in più. Non vabbè, sarà che diciamo l'ho comprato non perché anche l'anno scorso andava tanto di moda, ma perché Hawaiian Tropic ha mandato caterve di solari a chiunque, e ovviamente tutti stanno lì a decantarli favolosi, quando magari sono ancora bianche in ufficio e non l'hanno minimamente usato. Anche quest'anno ho scelto di... lasciamo perdere la storia delle pubblicità, lasciamo proprio perdere. Comunque io l'ho comprato solo perché l'anno scorso l'ho trovato in offerta, tutto qui. Molto buono, mi è piaciuto. Mentre l'ultimo solare per il corpo è l'ultimo acquistato. Questo l'abbiamo comprato in Puglia e lo vedo un po' in tutte le farmacie. L'ho trovato a 15 euro. Allora, questo è il solare per i bambini della Rilastil. L'ho comprato senza pensarci troppo. C'è il PPT anti-eritema solare con l'erogazione continua anche a testa in giù, 50 più UVA e UVB. Non c'è nessuna menzione riguardo gli UVA lunghi come Garnier. Water resistant, ok, a posto. Pelli sensibili, quindi per i bambini. Quindi io, avendo l'idea di questo, tra l'altro hanno la stessa quantità. Sono tutte e due 200 ml, questo pesa un botto tra l'altro. L'ho comprato senza farci troppo caso. Allora, innanzitutto è un olio, è una protezione praticamente oleosa che risulta trasparente, proprio sembra quasi acqua, ma poi la spalmate e vi rimane addosso come se fosse un po' appiccicosa, ok? Quindi è leggermente
oleosa, ma non è tanto quello. Diciamo che la userei più io, ma la userò soltanto io, non la userò su Tommaso perché è alcol. E l'alcol non ci avevo proprio fatto caso, ma l'alcol è al primo posto. Odora di alcol, la prima cosa che mi è saltata proprio al naso, odora di alcol in una maniera incredibile e francamente non me la sento di spalmarlo addosso a Tommaso, anche perché anche Garni ha l'alcol, ma è verso la fine. Non c'è proprio paragone. Ora, io questa l'ho usata soltanto in questi giorni in terrazzo perché l'ho comprata proprio prima di partire, prima di tornare a Roma e non sono ancora andata al mare, sono stata solo sul terrazzo. L'ho usata soltanto io. No, bugia, un giorno l'ho provata proprio su Tommaso perché gliel'ho messa convinta che fosse appunto per i bambini, quindi tranquilla. Appena gliel'ho messa, l'ho subito evitato. Comunque, non ha dato a nessuno dei due, ovviamente, nessun tipo di problema. È stata protetto bene, però sia questa sensazione untuosa che il fatto, proprio il problema dell'alcol, questa era la lavatrice, ovviamente, scusate. Perché in bagno mi ha proprio lasciato, ci sono rimasta malissimo. Magari è un ottimo solare, per carità, però mi ha lasciato un po' così. Infine, passiamo ai solari per il viso. Allora, io ho da 2 anni questo solare con tanto di morsi di Tommaso, che vabbè. Che è una protezione 50 più della Maison Bio Sun che mi ha regalato Simona l'anno in cui è nato Tommaso, l'autunno in cui è nato Tommaso, quindi io l'ho aperta l'estate scorsa. È una crema è una crema solare. La centrifuga. Perdonatemi, ma non, se no non finisco più. Madonna, che chiasso, però non sono abituata io ad avere la lavatrice dentro casa. E vabbè, è una buona crema solare, ma probabilmente l'ho detto anche l'anno scorso, parlando dei solari dell'anno scorso, è molto pesante. Quindi è una base che io utilizzo in primavera e tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, con delle temperature umane, quando esco in città così. L'ho usata anche al mare, ma è veramente troppo pesante. Per la mia pelle, ovviamente, perché io ho una pelle misto grasso, cioè diciamo che la mia pelle è cambiata tanto, è migliorata tanto, non è più una pelle grassa, non so se lo sia mai stata in realtà, è sicuramente una pelle mista. Che fastidio! Immagino cosa sentiate voi, vabbè, perdonatemi. Ma il fatto è che io sudo molto. E sudando tanto, quindi non è tanto il problema del sebo, ma è proprio del sudore. Sudando tanto, tutto ciò che metto in viso per me è pesantissimo. La miglior crema solare per il viso opacizzante 50 più è lei, si riconferma per il terzo anno di seguito. Questa è quella dell'anno scorso, che ho comprato l'anno scorso ma ho usato poco e niente, e quest'anno la stiamo usando entrambi con molta soddisfazione. È una crema ottima, è una crema opacizzante, veramente opacizzante, che la metti non la senti più, ovviamente siliconica, ed è la crema di Eucerin. È veramente, so che esiste anche la 30 e la versione crema colorata. La si trova sempre in farmacia. Madonna mia, la centrifuga più lunga del mondo. Mamma mia, non c'era momento migliore. La si trova di solito sempre in farmacia al 50%, quindi costa intorno agli 8 euro, 8,50 euro. E devo dire, dura tanto. 50 ml dura un sacco, va agitata e favolosa.
Infine, la novità di quest'anno per il viso è stato sempre Garnier Ambra Soleil, ormai ci saranno sì e no due spruzzi perché è finito, ed è questo, questo io l'ho visto da in primavera, Lolla ha messo una foto su Instagram con questo prodotto che le è stato inviato dall'azienda e l'ho trovato un prodotto interessantissimo, quindi a maggio io l'ho comprato. Ed è un prodotto che io ho utilizzato fuori casa. Allora, che cos'è? È uno spray protettivo idratante viso con una protezione 50, sempre UVB, UVA e UVA lunghi, una protezione infrarossi, quindi visto così è molto simile alla normale crema di Garnier, ma ha la, caratteristica di essere un, qua dice, idratazione 24 ore, vabbè, antinquinamento, non unge, applicabile sul make up e non comedogeno. Il fatto che sia applicabile sul trucco, quindi tante volte usiamo la protezione e non ci trucchiamo perché la protezione è pesante, adesso possiamo truccarci, oppure tante volte uno si vuole truccare ma vuole anche una protezione perché magari il make up non ha una protezione, bene, c'è questo prodotto che è appunto uno spray che ti consente di avere la protezione e applicarla sopra il trucco. Allora, c'è una cosa che devo dire. Io ho iniziato ad usarlo con base 50 più opacizzante, quindi questa base trucco, e poi questo lo spruzzavo fuori casa, magari le giornate in cui stavo fuori, anche in città c'era molto caldo, e poi l'ho finito di usare al mare. Ora veramente forse non ce n'è, o ce n'è un'altra applicazione e basta. Non dura un cavolo perché comunque sono 75 ml, ma va via, vabbè che l'abbiamo usato in due anche questo, quindi va via molto in fretta e costa abbastanza. Però è un prodotto jolly, è un prodotto che è molto utile e il cui concetto mi piace tanto. Quando ho usato solo lui, cioè mi sono truccata senza una protezione sotto né trucco e niente, ho usato solo lui, allora erano le prime volte, quindi o l'ho applicato male oppure non era efficace. L'ho provato un'altra volta, non mi ha soddisfatto, quindi anche perché comunque uno spruzzo che voi fate, magari ci sono delle parti in cui, anche perché col trucco questo è da spruzzare e da lasciare, non è da, cioè se voi vi toccate il viso e siete truccate magari lo rovina, non lo so, io ovviamente non mi sono messa le mani in faccia, lo facevo giusto al mare, ovviamente non truccata, perché anziché riapplicarmi questa, spesso e volentieri al volo, mi applicavo questa e andava benissimo, ma avevo comunque come base la Eucerin, quindi a me è piaciuto molto come protezione di rinforzo, proprio da riapplicare avendo già una base sotto, mettiamola così. Lo trovo favoloso perché comunque puoi applicarla sopra il trucco. Io ho una pelle delicata, ripeto, sia per le macchie che per gli eritemi, è molto, molto sensibile, anche che se questo lo dà per quelli sensibili, non lo so, io ci metterei sempre una base sotto. Ok, no, io ho finito, volevo solo menzionare un altro compagno di queste, il compagno di quest'estate che giuro che finirà, ma anche perché non è che io possa ambire a giornate glow sotto il sole, che stai sempre lì a spruzzarti sto coso pieno di glitter. Questa è la brezza luminosa di Bioficina Toscana, che io ho comprato l'anno scorso, ne ho usato metà l'anno scorso e l'altra metà era da finire entro quest'anno, ma sicuramente qua ci sono pochi spruzzi, quindi una botta di glitter e di luminosità. Io ho sempre preso in giro questo prodotto che è stato fondamentalmente uno spreco di soldi madornale per me, ma quest'anno mi è servito tanto quando una giornata in Puglia abbiamo passato, siamo andati via da Castellaneta Marina e abbiamo deciso di finire la giornata a Matera, quindi siamo andati via con l'acqua salatissima, i vestiti, eravamo in una spiaggia libera quindi niente doccia né altro, siamo andati via coperti di sale e mi sono passata al salviette così e poi mi sono data una botta di idratazione con questo. Questa è stata l'unica volta in cui lui ha veramente avuto ragione di esistere per me.
Comunque, scherzi a parte, se a chi piacciono, a chi piace l'effetto luminoso, un po' di profumo, un po' di idratazione, sicuramente è un buon prodotto, è un bifasico, ma non è niente di fondamentale. Non lo ricomprerei, mettiamola così. Bene, io ho finito, dei solari vi ho parlato per 25 minuti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!